marzo 2016, Vicio Formazione, secondo agricolo di Verbania. Dopo due settimane di fatica siamo riusciti ad andare, dopo la nevicata, a fare la potatura di questo olivo secolare, presumibilmente 200 anni, 250 anni. È un olivo che ha più di un ricaccio, perché la parte centrale è stata probabilmente uccisa da una fortissima gelata intorno al 1800-1900. Dovremmo valutare adesso anche l'età dei singoli polloni che sono venuti fuori. La classe ha lavorato molto bene, sulla pianta è salito il professor Quaretta, che è il nostro agronomo, il nostro dipendente, ha delle qualifiche di tree climbing e anche istruttore. Abbiamo cercato di fare un'esercitazione che servisse ai ragazzi per vedere una potatura fatta dall'inizio alla fine e per vedere come si interviene su un esemplare praticamente ultracentenario, storico, ulivo. Facciamo conto che soltanto 200 metri qua sotto la frazione si chiama Antoliva, quindi probabilmente la toponomastica riprende qualcosa che c'era già ai tempi dell'antica Roma, anzi dell'epoca dei Romani. Qua si coltivavano gli ulivi, poi incendi, gelate eccetera sono stati decimati, sono rimasti questi pochi esemplari. Adesso è in corso di valutazione poi se germoplasma è tipico del Lago Maggiore o è soltanto un clone di quelli che ci sono già in tutto il nord Italia. Noi domani mattina con i ragazzi faremo dai 200 ai 400 talee di rametti e rami un po' più grossi per verificare poi se prendono e avere già un piccolo parco di piante da regalare ai soci dell'associazione e poi da dare a chi ne volesse usufruire. Grandissima soddisfazione per questa esercitazione, soprattutto con i ragazzi di Liceo Formazione del corso di giardinaggio. È stato per loro sicuramente un'esperienza positiva, perché si è visto potare un albero di grosse dimensioni, un albero con un centinaio di anni, qui anche di più forse, e da noi questi esemplari non sono soliti, per cui è un'esercitazione sicuramente tarata e finalizzata a quello che è lo scopo di crescita professionale dei ragazzi, per cui grandissima soddisfazione e soprattutto un grazie alla partecipazione dei ragazzi.